della crisi di un'impresa si chiama liquidazione giudiziale. Si è svolto giovedì scorso al TAG Hotel un convegno di interesse macro regionale promosso da BCC Fano, analizzando le recentissime normative, offrendo preziosi strumenti e suggerimenti agli imprenditori, con particolare attenzione ai piccoli e agli artigiani. I temi annunciati sono state le nuove misure per rilevare tempestivamente gli stati di crisi aziendale e mettere in atto gli strumenti necessari a salvare le imprese e il contesto sociale collegato, ma focalizzando anche l'attenzione sulle riforme del Fondo Centrale di Garanzia, scritta per agevolare l'accesso al credito sulla base di precisi criteri. Le procedure introdotte dal nuovo codice della crisi di impresa si profilano infatti come un'interessante opportunità e assumono ancora più rilevanza in un territorio come quello fanese marchigiano, che ha costruito il suo successo sul tessuto dell'artigianato e della piccola imprenditoria. Con questa riforma, che introduce precise modifiche alla normativa fallimentare, l'Italia si adegua alle normative europee, mettendo in atto strumenti utili a riconoscere in tempo la crisi, che generalmente si ripercuote su lavoratori, famiglie, creditori e comunità. In un contesto imprenditoriale riorganizzato e monitorato a livello di bilanci, la nuova norma agevola l'accesso al credito e favorisce un proficuo dialogo banca-impresa. Queste due riforme assumono un'importanza fondamentale per mantenere sano e far crescere il nostro sistema imprenditoriale ed economico, spiega il presidente BCC Fano Romualdo Rondina. Come banca locale abbiamo proposto questo appuntamento con l'obiettivo di essere al fianco e di aiuto ai tanti piccoli imprenditori ed artigiani che costituiscono una grandissima ricchezza per la comunità. Di varia natura dobbiamo avere gli strumenti per intervenire.